Vince ancora l'Unibasket Lanciano e lo fa al termine di una gara letteralmente dominata per lunghissimi tratti. Infatti bugiardo il risultato finale con cui i ragazzi di Corà hanno sconfitto Fossombrone, che nonostante la dura lezione subita e complice qualche distrazione di troppo da parte del Lanciano nel finale, esce dal palazzetto dello sport con un passivo tutto sommato accettabile. Molto convincente la prestazione dei padroni di casa, che con grande autorità hanno costantemente gestito le sorti della gara, toccando anche i 25 punti di vantaggio grazie alla positiva prestazione di un Angelo Adonide, molto propositivo in attacco ed efficace nella fase difensiva. Arriva così la 15ª vittoria in campionato, che permette all'Unibasket di mantenere la vetta della classifica e di guadagnarsi con aritmetica certezza un posto nella griglia playoff. Avvio equilibrato, primo vantaggio ospite, poi Lanciano trova le misure. Primo parziale si chiude sul 24-19. Nel secondo quarto è ancora l'Unibasket a premere sull'acceleratore, arrivando ad un vantaggio di più 12, divario che cresce col passare dei minuti e che fissa dunque il secondo parziale con un eloquente 44-24. Dopo l'intervallo lungo la partita sembra segnata col momentaneo 61-37, mentre nell'ultimo quarto Fossombrone riesce a ricucire una larga fetta dello svantaggio, creando qualche ansia di troppo a Lanciano, che grazie alle segnature di Mordini e del propositivo Agostinone riesce comunque e con larghissimo merito a fare propria l'intera posta in palio. Finisce 72-63. È stata una partita in cui diciamo che le danze le abbiamo guidate noi fin dall'inizio. Peccato per alcuni episodi che sono successi verso la fine, che non tanto nel risultato, ma quanto nel, così, anche un po' nella serenità nostra, no? Di portare a buon fine, diciamo, un pochettino, un po' così, rotto gli equilibri, ma vabbè, può succedere. Diciamo che Ranitovic è un giocatore di carattere e di conseguenza ha perso le staffe, cosa che non doveva succedere. Fossombrone finora ha fatto un grosso campionato. Domenica scorsa hanno vinto a Matelica, la squadra che ci aveva messo in difficoltà 15 giorni fa. E vedo che non ci sono risultati acquisiti e ogni partita bisogna affrontarla con la giustissima concentrazione.